Un po' di tutto, il podcast di Thelma Sons. Grignier di Savietat. La cosa importante non è insegnare ad un bambino, ma riuscire a trasmettergli il desiderio di imparare. John Lubbock. La chiacchierata. Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Un po' di tutto. Oggi abbiamo il piacere di ospitare le maestre della Scuola dell'Infanzia Ugo Caparini e quindi sono qui con noi Elena, Michela e Laura. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E ben arrivate. La prima domanda che mi viene in mente è Scuola Ugo Caparini e quindi l'intitolazione. Di chi parliamo? Chi era Ugo Caparini? Ugo Caparini era un professore che viveva qui a Thelma Sons ed è morto nel 1933 e nel suo lascito testamentario ha dato disposizioni all'amministrazione comunale di creare nel luogo dove sorgeva la sua casa un edificio per i bambini della scuola dell'infanzia, che allora ovviamente non era scuola dell'infanzia, oppure bambini di prima e seconda elementare. Quindi dove oggi sorge la scuola c'era la residenza del dottor Ugo Caparini e lì il comune poi ha costruito l'edificio. In che anni è stato costruito? È stato costruito negli anni 60 e poi è stato inaugurato nel 1963 e lì sì, c'era la sua casa. La conformazione proprio strutturale era quella di oggi nel corpo principale, poi negli anni, se non ricordo male, anche come alunno, è stata ampliata e ristrutturata, vero? No, beh, è stata ricostruita perché era una casa, almeno da ciò che si legge dalle carte del comune, era una casa in pessime condizioni. Quindi il corpo principale di oggi, quello più è stato vecchio, proprio costruito è di nuova costruzione per l'epoca. Sì, è stato costruito negli anni 60 e poi è stato ristrutturato e ampliato nel 2005. Bene. Da alunno ricordo le suore vincenziane. Quindi l'asilo che è mezzo parrocchiale, mezzo comunale o comunque parrocchiale con il supporto del comune. E quando sono arrivate le suore nella nostra scuola? E la scuola ha un po' di anni perché è del 1898 ed è stata fondata da Don Liberale Dell'Angelo e c'era una maestra con le ragazze del paese che gestivano questi bambini. E poi nei primi anni del 1900 sono arrivate le suore francescane che hanno lasciato il posto alle suore vincenziane negli anni 30. Quindi ben prima che nascesse l'attuale scuola. Eh sì, perché comunque all'epoca si chiamava asilo infantile. Col nome di scuola materna siamo negli anni 60 quando nasce la scuola materna statale, è giovane rispetto a noi. Quindi la precedente collocazione era qua in piazza nell'attuale nostro oratorio di fronte alla chiesa. Sì, sì. E negli anni 50 si riesce a carpire il dato che c'erano 50 bambini. Nel vecchio asilo, sì, nel nostro oratorio. E le suore hanno dato servizio fino a che anni? Fino al 1998, poi sono state richiamate dalla casa madre perché le vocazioni erano poche e quindi avevano bisogno di richiamare. Quindi ricordiamo le ultime due suore, Suor Regina e Suor Anna. Ah, sì, sì. Sì. Le ricordiamo tutti con emozione. Con grande emozione. Sì. E quindi le suore prendono il via della casa madre, ritornano presso i loro istituti e arrivano le maestre. Tu, Elena, sei una delle prime arrivate dopo le suore. Sono subentrata a loro, sì. Quindi raccontaci sì. Cosa hai trovato, come è stato il primo tuo approccio all'interno della scuola materna.
È stato tosto perché ha coinciso anche con un grosso passaggio che è stato quello di rendere paritaria la scuola. E quindi renderla paritaria significa equipararla alla scuola statale e prendersi anche una buona fetta di burocrazia. E quindi è cambiato tutto, sì, sicuramente, quindi, rispetto a quello che c'era prima, perché prima eravamo sotto la direzione didattica di Mortegliano, quindi il dirigente scolastico di Mortegliano, Roger Masotti, vegliava sulla nostra scuola. Da quel momento lì in poi, con la parità, c'è stata un'autonomia scolastica. Sì, autonomia che però è sempre supportata anche da parte del comune. Assolutamente, sia nella situazione, immagino, burocratica, che anche nella logistica, perché dal supporto di trasporto e di altro genere. Sì, da quando c'è stato la creazione della scuola proprio da parte del comune, perché la scuola è l'edificio di proprietà del comune. Dagli anni 60 la scuola è sempre stata supportata a livello economico e non solo, dal succedersi delle varie amministrazioni comunali. Siamo fortunati, è un territorio fertile come gente e come anche amministrazione comunale. Quindi dobbiamo dire un grazie alla nostra parrocchia, ma soprattutto all'amministrazione che ci aiuta a dare istruzione ai nostri bambini. Sì, sicuramente. Io adesso volevo farvi delle domande un po' più che riguardano la scuola, l'insegnamento. Quindi, qual è la vostra proposta di insegnamento all'interno dell'asilo? Ci soffermiamo sulle loro esperienze e sui loro bisogni in primis, anche perché negli ultimi anni comunque c'è un cambiamento costante anche dei bambini e quindi anche i bisogni, le necessità di cui loro hanno bisogno cambiano ogni anno e quindi ci focalizziamo principalmente su questo. Traiamo dai principali filoni comunque magari qualche spunto, qualche linea guida, però cerchiamo sempre di lavorare con esperienze concrete. Rendiamo il bambino protagonista, il bambino attivo durante il suo processo di apprendimento, quindi esperienze che portino il bambino a toccare concretamente quello che sta appunto apprendendo e quello che sta passando durante appunto questi anni della sua vita. Io so che un paio d'anni fa c'era un personaggio famoso dentro l'asilo, un piccolo alieno. Quest'anno invece? Quest'anno ci stiamo per immergere in un mondo magico che è quello del mare. Quindi con tutte le sue creature, con tutti i suoi elementi che lo caratterizzano e sarà una scoperta del fondale marino, quindi non solo di quello che noi vediamo ma anche di quello che è nascosto e quindi piano piano adesso andremo alla scoperta di questo mondo magico. Ma un'altra domanda, la classe di bambini più piccoli, cioè da che età si può partire? I più piccolini ce li ho io e sono la sezione primavera che è dai 24 mesi più o meno, quindi sono proprio cucciolotti e noi abbiamo un progetto un po' riadattato, no, alla fascia di età. Cerchiamo comunque sempre di collegarci a quello che è il tema conduttore, mettiamola così, però ovviamente facendolo un po' loro, no? Quindi c'è sempre questa prospettiva educativa che ci porta a guardare il bene del bambino, per cui all'inizio anche loro c'è una fase di osservazione, no? del gruppo, del bambino, e da lì si modella un pochino il progetto, ecco. Hai parlato di Turlu Tutù, che è stato per noi una cosa, è stato un progetto veramente fantastico in tutti i sensi, nel senso che era proprio Turlu Tutù, questo personaggio che veniva dallo spazio, no? Ed è proprio arrivato, si è buttato sulla nostra scuola, è arrivato con la sua astronave
e i bambini sì, sono rimasti ecco affascinati, per cui c'era comunque l'aspetto pratico, però siamo riusciti anche a uscire dagli schemi un po' usando la fantasia. Ci siamo divertite anche noi. E ancora chiedono quando torna Turo Tutù. Cioè, io ne ho sentito parlare così tanto che insomma ero stracuriosa di sapere quest'anno. C'era proprio il personaggio fisico, no? Che non possiamo svelare chi è, si sa mai che torni negli anni, però veniva proprio a trovarci fisicamente, poi l'abbiamo chiamato, per cui sì, erano proprio immersi in questo. Una cosa che apprezzo tantissimo di questa scuola dell'infanzia è che siete immerse nella quotidianità del paese. Cioè, mi piace vedere che i bambini ci portano i disegni a Natale, che a Carnevale fanno il giro vestiti tutti in maschera. Ho saputo che poi l'anno scorso hanno fatto l'orto, se non sbaglio. Ed è, secondo me, una cosa appunto che li fa entrare appunto nella realtà paesana e gli fa toccare tangibilmente com'è, cosa succede. È, secondo me, uno degli aspetti più belli. Perché vi giuro, quando vedo bambini passare vestiti da carnevale è stupendo. In questa realtà che sta cambiando anche nella nostra piccola realtà paesana, trattandosi di una scuola di tipo parrocchiale, come gestite la presenza di bambini che con fedi religiose diverse da quella cattolica e come la vivono i bimbi? Allora, abbiamo diversi bambini di altre religioni e mi preme dire che appunto come si era anche parlato a scuola, insomma, nei giorni scorsi, perché ci sono nuovi bimbi anche quest'anno, i genitori di questi bimbi che arrivano anche da altri paesi e sono anche arrivati ultimamente, quindi insomma si ritrovano in un paese nuovo, in un contesto nuovo, e sono molto aperti, molto fiduciosi, si affidano tranquillamente e sapendo anche probabilmente di entrare in una scuola che ha come impronta insomma la religione cristiana, non hanno pretese e sono anche disponibili al confronto, no? Quindi nel momento in cui mi vengono in mente dei progetti che abbiamo fatto gli anni passati, insomma, di scambio proprio, no? Culturale, quindi oltre a livello di religione generale, no? E loro chiaramente si adattano alla nostra comunità, al nostro modo di vivere, e in aula devo dire che no, non c'è alcuna differenza, no? Ancora la religione è una cosa forse per loro tanto astratta, tanto alta, no? E per loro c'è accettazione e inclusività, che probabilmente è uno dei, secondo me, messaggi ecco cristiani migliori che ci siano, quindi questo è il loro modo di vivere assieme. E non sarà poi ecco le sfaccettature insomma di ogni religione, che sono cose secondo me un po' più da adulti, che vanno a contrastare, ok, i bambini. E tante volte siamo noi a far notare, ma sai che lui è, non so, di religione musulmana piuttosto che, e quindi si approfitta anche di questa, passatemi il termine, diversità ecco di religioni, per arricchire entrambi i mondi, no? Quindi noi apprendere ogni volta cose nuove, perché abbiamo anche mamme che sono tornate anche gli anni seguenti, insomma, dopo che i bambini erano andati alla primaria, e sono tornate a raccontarci la loro religione, le loro radici, per cui per ora c'è stato sempre uno scambio molto, molto positivo, assolutamente. Sì, quindi un bel arricchimento, sicuramente. Io penso che i bambini non notino diversità di nessun genere. Non ci sono veramente diversità, e tante volte sono loro che ci fanno pensare appunto a quanto noi adulti spesso ci soffermiamo su veramente cose indecenti. Ed è bello vedere l'ingenuità e anche la trasparenza che loro hanno tra di loro, questo sì, sicuramente è molto affascinante, è una parte affascinante del lavoro. Sì. Esco un attimo dalla scuola e volevo chiedervi, visto che questa foto mi ha incuriosito moltissimo, chi sono questi personaggi, perché sono importanti
e poi dopo mostriamo anche il retro, perché sono riportate anche le firme di queste persone. Ma il signore lì nel mezzo è Ugo Caparini, e gli altri penso siano, sì, questo con la barba lunga, penso siano personaggi di spicco degli anni 20-30, perché credo sia una foto proprio di persone importanti, acculturate. Sì, e abbiamo anche la firma, difatti. Ma questo quadro ce l'avete in asilo? Ah, ok. Lo abbiamo trovato lì, sì. E lo abbiamo conservato e appeso. Volevo tornare un attimo invece sulla vostra persona, sulla vostra figura in quanto maestre. E volevo chiedervi una domanda un po' classica, però secondo me fa sempre pensare, riflettere. Che cos'è che vi ha spinto a diventare maestre? E cosa direste voi, se una parola, un consiglio, a coloro che stanno studiando magari per diventare delle maestre, degli insegnanti, se c'è un qualcosa che vi ha sempre stimolato magari, che può essere, non so, l'amore per il sociale piuttosto che una motivazione personale, che cos'è che vi ha spinto a diventare quello che oggi appunto siete? Ma io parto da un aneddoto mio, personale, di quando ero piccola, io ho due sorelle gemelle e io le ho torturate giocando alla maestra, ma non era la maestra classica dei compiti, io avevo la nomino perché per me la maestra Sandra, che è una grandissima maestra, e a me è rimasto, io da piccola continuavo a dire io voglio essere come la maestra Sandra, e per cui probabilmente per me lei è stata sicuramente un grandissimo, una grandissima fonte di ispirazione. E non lo so, una cosa un po' cioè, a parte queste, insomma, questi aneddoti, una cosa un po' innata, nel senso, mi sono sempre ritrovata, la scuola l'ho scelta proprio sicura, e mi sono sempre ritrovata bene o male, o coloratorio ai miei tempi, o non so, con la pallavolo, ad allenare, sempre ad avere contatti con bambini. La scelta poi della sezione primavera è arrivata un po' di anni fa, e all'inizio è stata più che una scelta, una proposta, insomma, un po' una sfida. In realtà poi mi sono innamorata della fascia di età dei 2-3 anni e sì, sono sicura, insomma, che questo è quello che vorrei continuare a fare nella mia vita, anche da mamma. Assolutamente. E sicuramente, come ha detto anche Michela, è un sogno anche il mio, che parte da quando ero più piccola, e poi con gli studi, la scelta degli studi dopo l'università, e poi diciamo che l'esperienza, la Ugo Caparini è la prima vera esperienza da insegnante di scuola dell'infanzia, e quello che un po' voglio dire magari anche alle persone che vedono questo percorso lungo, ma di seguire questo sogno, perché alla fine dell'anno, nel momento in cui un po' si tirano le somme, no? Vedere come sono cambiati i bambini, quello che tu hai dato a loro e loro hanno dato tanto a te, ripaga tutti i sacrifici, il lavoro, lo studio che magari i primi anni o no, devo proprio, invece è questo sogno, continuare a seguire questo sogno, perché poi ne vale la pena davvero, perché il nostro lavoro penso sia uno tra i più belli, non perché lo faccio io, ma perché lavorare con i bambini è davvero, ti danno una grandissima soddisfazione sia a livello personale che appunto lavorativo, ma perché entri con loro, vivi con loro, cresci con loro e cambiano tutti gli anni. E ogni anno una sfida, una crescita anche personale, appunto. E quindi consiglierei a tutti di andare avanti, perché davvero ripaga tanto. Vabbè, io ho preso l'eredità dalle suore e mi sono ritrovata in mano questa scuola da gestire, quindi con i bambini ho un ruolo diverso rispetto alle maestre, perché io ho il ruolo della nonna.
perché io posso coccolarli, oh, ma poverino, la maestra ti ha fatto sedere. E allora c'ho questo ruolo che è stupendo. Loro hanno il compito di, no, sì, dargli i vari obiettivi, e io invece proprio me li coccolo dalla mattina fino alle 5 del pomeriggio. Vi ringraziamo anche perché è una testimonianza importante. Spesso, almeno questo è quello che vedo io, il lavoro che fate voi, il mestiere, spesso viene anche sminuito molto, anche se in realtà siete proprio voi coloro che hanno un compito fondamentale, che è quello di creare la generazione futura anche di cittadini e appunto di uomini, di donne del futuro. Quindi una piccola domanda legata anche al fatto di cui parlavate prima, del fatto che le esigenze dei bambini cambiano negli anni. Cosa sentite magari di notare nei bambini che seguite oggi? Quali sono magari le necessità piuttosto che i bisogni, piuttosto che appunto, non so, i punti di forza dei bambini di oggi nella società, comunque in una società che è in continua evoluzione? Una cosa che ho notato io personalmente, ecco, che i bambini di adesso hanno bisogno di lentezza, di tempi lenti, di tempi morti, di annoiarsi indubbiamente, ma proprio magari di uscire un po' dalla vita frenetica che purtroppo il mondo ci impone, non è colpa di nessuno. Però sicuramente c'è il bambino che arriva alle 8, si fa tutta la giornata, poi magari c'è lo sport, poi andiamo via con la mamma, col papà. Sono tutte cose meravigliose che ho fatto anch'io, però indubbiamente il bisogno, ecco, ogni tanto del dire no, stamattina non c'ho voglia, buttiamoci lì un momentino e respiriamo con calma, questo sì. E si vede anche che non sono abituati più di tanto a farlo, cioè è come se fossero sempre sull'attenti, no? Come se dovessero sempre far qualcosa. Infatti l'anno prima abbiamo concluso l'anno parlando appunto di questa cosa, no? Dell'educazione alla noia. E, che in realtà è una grandissima cosa perché sviluppa la creatività, la fantasia dei bambini in maniera eccezionale, no? E pensavamo appunto di è una cosa molto lunga da fare, cioè molto complessa, di pensare ad un progetto proprio, no? Che sia strutturato, che è già una parola contrastante con noia, però passatemela, verso questo modo un momentino di lavorare, diciamo, no? Quindi dare il tempo ai bambini di essere bambini, ecco, e vivere coi loro tempi. Di positivo c'è, cioè, che se penso a me bambina ero tanto ingenua. I bambini di adesso sono mille domande, ogni cosa che succede devi essere prontissima perché le domande sono impensabili, non verrebbero in mente neanche noi adulti, e quindi sicuramente questo mondo, ecco, li ha portati ad uno sviluppo incredibile, sì, della curiosità, di tutto quello che li circonda, no? Quindi a un chiedere, sapere, quello sicuramente sono molto più, probabilmente molto più concentrati, ecco, anche sul concreto magari rispetto a quello che c'era una volta. Queste cose molto importanti che ci avete raccontato, vorrei chiedervi se avete qualche perla da raccontarci, qualche aneddoto, qualche frase dei bambini che vi hanno lasciato proprio, perché io andando al parco con il mio nipotino, quando ne ho la possibilità, ne sento di tutti i colori proprio, sono sveglissimi e dicono tante cose simpaticissime. Se avete qualche aneddoto da raccontarci. Boh, vado io. Io la prima è fresca di oggi. mi è venuta su in mente prima mentre guidavo, ho detto, ridevo da sola per questa cosa, perché oggi c'era la crema di legumi. Oggi c'era la crema di legumi, quindi è una cosa molto seria. E questa bambina, quando ha visto la crema,
si è alzata e ha detto: cuoca! È arrivata la cuoca Claudia e gli fa: brava che tua spatola cresce! E mi ha fatta morire, perché lei era felicissima di vedere i bambini che mangiano con questa passione. Poi, e lei proprio ha fatto un applauso di cuore alla cuoca perché gli aveva fatto la crema, no? Come se l'avesse fatta quasi per, solo per lei, no? E comunque voi dovreste spiegarci qual è il segreto del fatto che i bambini all'asilo mangiano tutto e a casa non è buono niente, perché qua ci nascondete qualcosa, secondo Guarda, me. Guarda, stamattina mi è arrivata una mail di una mamma e mi ha detto: come fate? Perché io ho fatto la minestra in tutte le salse, mia figlia, stamattina mia figlia non la mangia. Ma lì la mangia? Sì, la mangia. Forse dovresti invitare quei 7, 8, 9 bambini a pranzo a casa tua. Sarà quella la formula giusta, non lo so, però si mangia bene. Sì, però ho saputo. Si mangia bene. Bene, quindi ringraziamo Elena, Michela e Laura per questa testimonianza. Ringraziamo le rimanenti maestre, la cuoca Claudia, per il servizio che date. Ringraziamo sia la parrocchia che il comune, perché sì, danno un grosso supporto perché tutto questo diventi realtà. E niente, grazie per l'educazione che date ai nostri bambini. Grazie a voi. Grazie mille a voi. Dal Curtil, dal Poch. Dal Vangeli Seon Marc. E risponde Gesù: il prin a lei, scolte Israel. Il Signor nostro Dio è l'unic Signor. Allora tu amarás il Signor tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: tu amarás il tuo prossimo come te in persona. Non dè nessun altro comandamento più grande che questo. Avete ascoltato Un po' di Dut, il podcast di Dalmasons. Seguiteci sui social e non perdetevi la prossima puntata.